Giovedì prossimo, a distanza di 9 mesi dall'omicidio di Giulia Tramontano, inizierà davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo per Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni accusato di aver ucciso la fidanzata di 29 anni e il bimbo di 7 mesi che portava in grembo, Tiago, con 37 coltellate. Era lo scorso 29 maggio quando un primo appello per la scomparsa di Giulia veniva diffuso dai familiari della ragazza, i genitori Franco e Loredana e i fratelli Chiara e Mario. A sporgere denuncia alla stazione dei carabinieri di Senago è il convivente Impagnatiello. Dichiara di essere stato l'ultimo ad averla vista domenica mattina. Una collega di Giulia racconta di aver ricevuto un sms della 29enne la sera prima della scomparsa. «Sono un po' turbata, ma ora vado a dormire». A inviare quel messaggio, secondo gli inquirenti, è lo stesso Impagnatiello per depistare. Il suo castello di bugie crolla nella notte del 31 dopo 4 giorni di passi falsi e contraddizioni. E soprattutto dopo la testimonianza della donna con la quale Impagnatiello aveva stretto una relazione parallela, una collega italo-inglese di 23 anni, lei e Giulia, si erano incontrate proprio il pomeriggio del 27 maggio scoprendo di essere state entrambe ingannate. La confessione di Impagnatiello arriva senza neppure una lacrima. «Ero stressato da questa situazione, ho tentato di bruciare il cadavere prima nella vasca da bagno e poi nel garage». Il corpo di Giulia verrà ritrovato a pochi metri da casa, nascosto dietro un intercapedine. Dall'autopsia emerge che Impagnatiello aveva iniziato ad avvelenare Giulia e il piccolo Tiago con un topicida già 6 mesi prima. Giovedì prossimo il sostituto procuratore Letizia Mannella e il procuratore aggiunto Alessia Menegazzo presenteranno la loro lista di testimoni. 33 testi, tra cui l'ex amante di Impagnatiello, che aveva raccontato agli inquirenti di aver temuto per la sua stessa vita. Nel collegio giudicante, quasi tutto al femminile, anche Antonella Bertoia, la stessa giudice del caso Iara. Impagnatiello, invece, imputato per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere, ha scelto di affrontare il processo con 2 soli testimoni, uno psicologo e uno psichiatra. Una scelta della difesa che potrebbe preannunciare la richiesta di una perizia psichiatrica.